Le persone in povertà assoluta nel nostro paese sono ancora tantissime. Secondo i dati ufficiali diffusi da Istat, si contano infatti 5 milioni e mezzo di indigenti e il trend 2022 sarebbero molto più preoccupanti. Le richieste di aiuto che stanno arrivando tramite le strutture caritative convenzionate con il Banco Alimentare della nostra regione sono in costante aumento. Di questo si è parlato oggi nel primo convegno svoltosi al Museo della Marineria di Viareggio tra la dirigenza del Banco della Toscana e i responsabili di 15 associazioni caritatevoli della Versilia. Questa iniziativa, perché per noi del Banco Alimentare è fondamentale essere presenti nel territorio, conoscere le persone, conoscere le strutture caritative per poter rispondere al meglio alle loro esigenze. E soprattutto perché noi come volontari facciamo il Banco Alimentare proprio per un di più per la nostra vita. E questo di più passa proprio per stringere dei rapporti, per conoscere delle persone che sono tutte persone stupende, perché hanno scoperto che nella loro vita, dare gratuitamente agli altri è una cosa fondamentale, e quindi dedicano il loro tempo e le loro energie gratuitamente per chi ha bisogno. E hanno dei volti e hanno una gioia nel farlo che è veramente contagiosa, per cui le vogliamo conoscere e starci insieme. Possiamo dire il grande cuore del Banco Alimentare? Sì, assolutamente.